Signore e signori, buonasera. Come sempre, anche stasera, lo spettacolo non ci sarà. Però... Paolo Villaggio è stato un artista genovese che ha lasciato un segno importante nella commedia italiana dell'ultimo quarto del Novecento con la parodia impietosa dell'impiegato nostrano, il ragionier Ugo Fantozzi. Il film racconta fondamentalmente questo, a partire da lui uomo, quindi anche lui nel privato. Perché non tutti sanno che fece realmente l'impiegato a Genova per 7 anni alla Cosider, che era un lavoro che gli aveva trovato il padre. Sono solo preoccupati per te, perché ti vogliono bene. Ma non è una questione di affetto, è una questione di stima. Ha sofferto moltissimo, perché non era quello che voleva fare. Son con la vita. Pensa se tutte le mattine dovevi scendere in miniera. Almeno lì non ti avrei incontrato. E questa sofferenza viene fuori durante questa festa natalizia. Ma guardate, la vostra vita è triste. L'invito che posso fare a tutti noi è di non sprecare le nostre vite. Musica, musica, dai. Però gli servirà poi per raccontarlo questo mondo. Lui deve molto a quei personaggi. Primo, il geometra Calpone. Secondo, Filino con i Geroni Alemani. Ed è proprio lì che diede corpo a questo personaggio. Il terzo io. Con un principio di cancrena in piedi. Quando una persona la metti nel suo ambiente, tutto comincia un po' a funzionare. Professor Otto von Kanz giura solennemente che non falexerò la mia missione. Guarda che lo so, sai che è una mia presa in giro. Mi devi pagare i diritti tu di questo Kranz qua. Ecco lì, diciamo che le corde vocali un po' me le sono giocate. Per arrivare nel 75 con il primo film su Ragionier Fantozzi. Ci vediamo su Rai 1. Mi si sono intrecciati i denti.